Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Venauto a nuovo episodio di questa serie di Europa Universalis 4 con la mod Imperium Universalis. Stiamo facendo la guerra civile contro gli Optimates, al momento stiamo perdendo a meno 11%, ma stiamo assedando il Vurgol, quindi teoricamente presa questa spero che si ribaltino un po' le sorti della guerra. Loro ci stanno assediando qualcosa di sicuramente non dello stesso valore. Ah, ma la capitale non è Mutina, ma è Mantova. Vabbè. Sono un baccalà. Posso andare a Mantova? Vado a Mantova. Ok, andiamo ad assediare la capitale. Non so perché ho letto Mutina a un certo punto. Vabbè, problemi di vista a quanto pare. Pace. Piacenza assediata. Andiamo a Parma. Ok, lì ci sono un po' di uomini, vedete. Ok, ci stanno assediando... Dove stanno gli assedi? Ok, solo quello ed è pure fermo, quindi non bastano nemmeno le truppe che hanno. Ok, si sono staccati. Non so che cavolo stiano facendo, ma meglio così. Ok. Ah, ho sbagliato generale qui. Ok, facciamo uno scambio di generali. Almeno... Dove cavolo vai? Parma l'abbiamo presa subito. Andate a Cremona. Ok, il manpower non ha problemi, anzi sta risalendo. Quindi io a questo punto... Ah, Roma sta costruendo truppe nei nostri territori, a quanto pare. Ok, ok, è caduta Alba. Noi continuiamo a perdere 315 ducati. Va bene. In verità dovrei costruire delle navi da trasporto a sto punto. E le costruiamo qui. Abbiamo i loro porti. Quindi praticamente dobbiamo assediarli tutti, in sostanza. Quanti stiamo facendo? 7, 8, 9 e 10. Ok. No, 11. Vabbè, 10 bastano, voglio sperare. Ok, andiamo a Brescia. Ok. L'oracolo pubblico su cui muore, oppure... Vabbè, chi se frega che c'è, non troviamo le spie. Potremmo riprendere questa, 141, non potremmo. Quindi... Fortunatamente non ci stanno assediando granché. Continuiamo ad assediare tutto quello che possiamo assediare. Vediamo qui se escono truppe. Attenzione. Andiamo all'Eucheris. È caduta Mantova. Ah, la spostano la capitale. Ecco. Quindi dobbiamo semplicemente buttarli giù tutti. Ok, quindi pazienza. Dai, allora, un po' alla volta. Assedieremo il tutto. Fermi tutti. Fermi, fermi, fermi. Questa è montagna, però. Tornate qui. Tu vai a dare una mano qua, tu mettiti qui. Ok, stringiamoli. Qui sto costruendo le navi. Sono 10 navi da trasporto. Ok, manpower sta bene. Ok, abbiamo più uomini noi che loro. Uff.
Andiamo ad assediare Torino. No, non posso perdere i punti adesso. Voglio prima salire qua e poi vabbè, possiamo anche accettare la domanda di questi. Ho 10 navi da trasporto, perfetto, quindi appena potrò sgancerò qualcuno. Andiamo a Novara, va, vediamo un po'. Grasslands, sulle montagne sono messi i bastardi. Sarà dolorosissimo buttarli giù, ma dovremo. Ok, ho una truppa per del tempo. Hostile Siege. Questo e questo. Vabbè, meno male che l'IA sta facendo cose un po' alla Carlona. Mentre Roma le prende abbondantemente. 99%, quindi fra un po' vedremo Roma che cosa gli è successo. Ok, qui siamo al 49%. Fatto 2-3-1. Perdo della popolazione, da qualche parte stavo facendo una colonia, ma va bene. Ok. Ticino è caduto. E diamo una mano a quest'altro assedio. Ok, no, non costruiamo niente. Gli estate vogliono controllare la provincia, a quanto pare. Non ci interessa. Potrei assaltare, ma non mi pare il caso. Ok, andiamo a Como. Come va con la War Exhaustion? 0-0. Sì, facciamo passare tutti i ragazzi, fate i bravi. Ah, Porton Troop. Quante ne hanno? 49.000. 27 stanno qua, 5 sono lì, sono 32. Ok, questo lo dobbiamo abbattere. Appena ci riusciamo a liberare un po' di truppe. No, non voglio nuove colonie. Ok, finita la guerra su Roma, gli hanno fatto rilasciare praticamente tutto della penisola. Ma hanno lasciato anche territori nostri. No, no, come si fa? Bastard inside. Ed ha anche una tregua con noi. Ci hanno tolto dei possedimenti. Che grandissimi. Questo si suicida. Va bene, buon per loro. Grazie. Ok, Novara è caduta. Il problema è che si sono arroccati in montagna i bastardi. Quindi caduta questa. Torino è caduta. Ok, proviamo a sfondare Pretoria. Ho 51 contro 26, però è in montagna. Vediamo che succede. Le prendiamo, le prendiamo, le prendiamo, le prendono, le prendono. Ok, abbiamo vinto. Inseguiamoli, vediamo dov'è che vanno. Probabilmente andranno sul territorio qui. Speriamo che... Oh, caduta un'altra provincia. Mettiamoci metà per parte. Questo ci farà male alla... Possiamo prendere idee addirittura. Oh, leader siege più 2. Quindi il prossimo leader che pigliamo avrà un più 2. Attacchiamo, dai, forza, perfetto. Io lo prenderei subito un altro leader a questo punto.
Grande. Non ne ho nemmeno troppi, incredibile. Ok. Uno qui e uno qui, dai, assediamoli fino alla morte. Quindi combatteranno fino alla morte, a quanto pare. Queste ancora optimates qua. Vabbè, sembra una guerra abbastanza facile, lì si è andato a nascondere qui. Adesso però un assedio ce lo sta facendo, eh. Attenzione, un assedio ce lo fa, quindi prima o poi dovremmo probabilmente portare le navi da quest'altra parte. No! Numidia ci ha dichiarato guerra? Vabbè. Dobbiamo... Nascondetevi, nascondetevi! Porca miseria, che brutto colpo, no! Chi sono questi altri? It's incredible! Oh, porca miseria! E qui... qui abbiamo perso, ragazzi, no? È brutto, giustamente Roma gli hanno fatto una guerra di coalizione contro, quindi probabilmente a sto punto l'avranno obbligata. Ah no, ci difende, attenzione, ci difende. Però non so quanti uomini porti. Pochissimi. Cioè Roma l'hanno seppellita praticamente. Che bordello. Quindi il vero problema adesso sarà più questo che abbattere gli optimates. Quindi ci sarà una brutta contrazione dell'impero romano per forza di cose. E diciamo, si è creata una situazione veramente brutta, 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 brutta. Ok. Meno male che non ho portato le truppe lì in Sardegna, Corsica, prima. Queste le dobbiamo perdere. Cioè, c'è poco da fare. Questa è la guerra contro loro, qua è così. Vediamo che cosa vogliono. Suggest offer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo contro la Numidia, perderemo i territori qua. Vabbè, send offer, ciao. Quindi abbiamo perso un po' di territorio in Africa. E questi... Ragazzi, io non lo so se... Cioè, no, vediamo un po' che vogliono. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vabbè, non ci sveniamo in guerre che non possiamo proprio sostenere. Purtroppo... Dobbiamo stare a questi giochetti. L'IA se l'è giocata benissimo, non bene. Ok, portiamo le nostre truppe di qua. Veniamo a bloccare i porti. Non voglio dar punti a nessuno. Che miseria. Dai, dobbiamo ricostruire l'impero romano. Che miseria. Che brutto colpo. Cioè, ci mancava solo che ci
venissero ad invadere da tutto il mondo. Ok, vai con la Padania, Pons Drusi. Combatteranno fino alla fine. Hanno sempre due quinqueremi, quindi a sto punto sapete che c'è di nuovo, ci dividiamo due per parte. Continuiamo. Ok, questo è caduto subito. Ok. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Ci stanno ancora assediando là sotto, vabbè, se li piglieranno, pazienza, che dobbiamo fare? Diciamo che questa guerra sarà ormai vinta, credo. Ok, ricostruiamo gli eserciti e poi andiamo ad abbattere quei due. Ok, venite qua voi. Ok, Verona è caduta, forza ragazzi. Ok, ce l'abbiamo fatta, dai. È questione ormai solo di tempo. E appena vedremo qualcosa di buono cominciare a cadere, porterò. Dai ragazzi, dai. Tra un po' quelle province cadono, però. Han presa. Vabbè, pazienza. Ah, ma questo è Optimates. Porca zozza. Ma quando l'hanno presa sta roba? Non ci avevo fatto caso che hanno anche quel pezzo di Grecia. Vabbè. Vabbè. Le truppe sono quelle, quindi ce la dovremmo fare. 32 si sono unite. Non voglio altri rompimenti. Ok, ce l'abbiamo fatta. Portiamo, allora, portiamo le navi qui. Appena questa cade andiamo a rincorrere quei due idioti. Eccolo, faremo uno scontro qui da qualche parte. Diciamo che non è montagna, è Grasslands. Dai, dai, hanno il migliore dei due, voglio sperare. Allora gli diamo quest'altro che fa assedio. Dai, dai, dai. Gli hanno un bel po' di roba gli Optimates. Pensavo solo quel pezzo di Nord Italia. Non so se, se è successo qualcosa. Nel frattempo, dai, diamoglielo un colpo. Forza. Ok, data. Non sono optimate se questo, quindi cominciamo a scendere qui. Qui ci siamo. Ok, passate dall'altra parte del mare, vediamo un po'. Il fatto che lasciano comunque sempre il generale indietro è una cosa che non hanno sistemato in Europa Universalis 4, purtroppo. Vabbè, comunque dovrebbe essere abbastanza agevole. Allora, vediamo un po'. Qui non c'è... Ah, il porto è qui. Poi altre 13 le portiamo qua e diamo una mano ad assediare. Vediamo soldi.
Ok, lì sembra tranquilla la situazione. 22.000 uomini, sono scesi un bel po'. Ok, tagliamone un pezzo. È finita. Insomma, il danno è grosso, però insomma la guerra sembrerebbe abbastanza gestibile. Con questo è tutto. Vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione. Noi ci vediamo nei prossimi episodi.